Sì, ci lasciano, li salutiamo, li ringraziamo. Colgo l'occasione perché mi sembra appropriato che ci sia un intervento di un medico e che è una persona che ho appena poco fa annunciato e ringraziato della sua partecipazione, che è Renato Natale, sindaco di Casal di Principe. Grazie Renato e benvenuto ancora una volta. Dovrai accontentarti della tua voce perché abbiamo deciso di abbandonare il microfono, ma tanto tu. Solo che fammi le debite. Ti metti al posto del relatore, del conferenziere. Non è che vedere me, chissà che guadagnare. No, intanto devo chiarire che sto qui stamattina perché sono stato minacciato, perciò sono venuto dal vostro rappresentante locale lì a Casal di Principe, che è anche consigliere comunale, dato che ho soltanto un voto di maggioranza in consiglio comunale. Allora, ci avrestiamo a dare al bilancio, ha detto che avrebbe fatto. Grazie per allora. Hai salvato l'amministrazione. Cercare di salvare l'amministrazione, sono stato costretto a venire qua, mentre sono venuto per questo anno. No, da parte volevo. Il ruolo degli enti locali, più che come medico, come rappresentante istituzionale, in tutte queste vicende è certamente fondamentale. Forse c'è stata un'eccessiva assenza da parte degli enti locali su tutte queste tematiche, troppo prese a volte da altri tipi di problemi, da altri tipi di problematiche o peggio però. Ho detto ieri, abbiamo fatto un incontro in diocesi ad Aversa con il vescovo su questi temi, in cui erano presenti alcuni sindaci, pochi in verità, della zona versata del Basso Volturno. Però come voi ben sapete, lo disse pure il vescovo ieri, c'è stata quest'anno una grande moria di sindaci, no? Come tra quelli arrestati, quelli che vengono sciolti, cioè, si permette ormai una razza in via di estinzione. Non sono sufficientemente immunizzati. Facciamo prima a contare. E quindi per questi motivi per cui poi sono state allontanate dalla pubblica così, amministrazione, forse c'è stata scarsa attenzione, però ci sono anche però. Delle cose che sono diverse, però, perché noi a Casal di Principe, ad esempio, anche grazie alle sollecitazioni costanti e continue che ci vengono da queste rompiscatole delle associazioni che si interessano di queste cose, abbiamo partecipato, organizzato a Casal una grande manifestazione, no? Abbiamo fatto una serie di incontri con le mamme, abbiamo fatto una serie di incontri, presentazione di libri su questi temi, ma non solo questo, anche più concretamente cerchiamo di affrontare il tema fondamentale sia della sicurezza ambientale sia per quanto riguarda le questioni più strettamente collegate ai temi della salute. Come amministrazione comunale abbiamo finanziato con fondi comunali, proprio aprendo i cassetti cercando di trovare quelli che c'erano rimasti. E in questi tempi non è poco. Con la facoltà di agraria del Federico II, un'indagine aggiuntiva a quella già della terra dei fumi, cosiddetta, questa cosa come si chiama, l'altra parola. per un'indagine aggiuntiva sui prodotti agricoli del territorio di Casal di Principe. Sapendo che ci aveva un duplice significato, da un lato per assicurare noi, consumatori e produttori del posto, sulla qualità del cibo, e anche perché sappiamo che purtroppo per noi, o meno male per noi, non lo so, questa è sua valutazione, la parola Casal di Principe è fortemente evocativa, per cui quando abbiamo presentato i dati che rassicuravano sulla qualità dei prodotti agricoli del nostro territorio, ha avuto un effetto mediatico più forte di quello che il giorno prima è stata presentata per tutta la regione Campania presso il Consiglio regionale. Quindi c'è una salute, quelle che abbiamo fatto nel Casal, perché c'è questa forza particolare, no, di immagine che mediaticamente in passato era collegata a tutta un'altra serie di temi. Ci continuano a chiamare la mattina, se voi sentite la giornale radio, c'è una trasmissione che fanno sulla RAI, della radio, la presentazione, lo spot pubblicitario dice: siamo qui a Casal di Principe, sì, la terra di Giada, la terra di Giada, la terra di Fuori. Un fermo. Alle 7.30. Anche tutte, sì, incomincia a farlo così e io mi tocchi le foglie e dice: siamo sulla piazza di Giada, Casal di Principe, stop, che c'è la capitale della terra di Fuori. Sì, vabbè, poi dobbiamo litigare con il padre Matricino perché è il riferimento del governo centrale. Sì, queste cose. Quindi abbiamo fatto questa operazione su questo tema, in più però insieme ieri ad altri sindaci, ad altre organizzazioni, all'azienda sanitaria di Caserta, ieri abbiamo partecipato all'ennesimo incontro con il vescovo per definire una serie di strategie di intervento. Ad esempio c'è l'idea di un nuovo polo oncologico in Campania,
che possa essere di supporto al Pascal, ormai non ce la fa più. Un'idea era quella di utilizzare l'ospedale di Benevento, nel provincia di Benevento, Sant'Agata dei Godi, sì, che attualmente è fortemente sottoutilizzato. Ci sono una serie di ipotesi, di iniziative, di studi su questi temi, ma anche di stimolare, abbiamo chiesto, c'erano presenti alcuni consigli regionali, la convocazione congiunta delle commissioni del Consiglio regionale Sanità e Ambiente per discutere tutti i processi e i procedimenti per le attività di prevenzione, di diagnosi precoce e di prevenzione su questi temi, oltre al continuare la battaglia per la bonifica delle aree inquinate. Un'osservazione poi vi lascio, oltre che insomma, darvi chiaramente il saluto anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, la questione fuochi e come si dice, di pulizia del territorio, no? Pulizia, forse va anche meglio. Perché ci sono due questioni che sono parallele ma che sono diverse fra di loro. Da un lato sono la bonifica dei siti di sversamento dei rifiuti illegali, che purtroppo nei nostri territori sono numerosissimi. A Casal di Principe sono stati censiti, appena siamo arrivati in amministrazione, qualcosa come 16 siti di questo tipo, ma stiamo parlando di scariche, eh? C'è una strada che adesso stiamo liberando, insomma era chiusa perché non si poteva più circolare, perché era un'unica incomprata dai utenti. Su questo ci sono progetti della Regione Campania, con una società che non ho ben capito bene da chi è costituita, insomma una società privata, che dovrebbe fare questa operazione di bonifiche, facendola anche la selezione. Ho imparato questa cosa, Big Bang, pensavo che sia un Big Bang, pensavo che sia soltanto una Big Bang iniziale, ma dopo è andato tutto, no, ma su chi s'accura, cioè, sacchi grossi che vengono insieme, che questi debbono fare con la selezione della plastica composta, invece cioè, si mettono là con le manine, sono lavoratori socialmente utili, quindi la rimangono, no, a parte che la rimangono, si accumulano, ma sono un anno e mezzo, due anni per fare una lavorazione di pulizia. Ho dovuto scrivere, denunziare, fare casine per cercare di 1.600.000 euro impegnati alla Regione Campania solo per Casal di Principe, per togliere questi che sono i rifiuti fuori, che sono quelli pericolosi perché bruciano e quindi c'è il fuoco, e quindi oltre a darci poi il nome terra dei fuochi, perché ci sono questi fuochi, ma poi effettivamente possono essere pericolosi perché possono entrare nel circuito, soprattutto ci spiegavano ieri alcuni esperti lì, non tanto degli alimenti che crescono perché sono sani, perché la natura si sa salvaguardare da sola, l'abbiamo visto e dimostrato con questi indagini che abbiamo fatto, ma casomai perché con il foraggio degli animali che invece mangiano quelli che sta a terra coperta dalla diossina, e poi può entrare nel circuito alimentare attraverso un'altra strada. Questo quindi sono pericoloso di per sé. Però questo è un aspetto di bonifica. L'altro aspetto della bonifica è quella roba interrata, quella di cui abbiamo, cioè, che è interessante, no? Chi è l'avvocato, sta parlando che la prima inchiesta quando era stata? 1998. Non so, tu la ricordi, no? 1988, dieci anni prima, io con l'allora sezione del Partito Comunista Italiano. Questi erano partiti che esistito qualche anno fa, c'è tutta una storia. Fino a che fatto. Non è stato estinto, forzosamente. Finché non è stato estinto, facemmo la segnalazione della presenza di questi rifiuti tossici all'interno di una cava abusiva nel nostro territorio. Nel 98 era fatta la prima inchiesta, dopo 10 anni. La cosa più divertente, fino a un certo punto, è che quanto il pentito Carmine Schiavone ha raccontato questi episodi, dicendo che nell'88 avevano cominciato questi rifiuti, queste cose. Alcuni carabinieri che stanno facendo indagini per la magistratura mi mandarono a chiamare, sto parlando di 3 anni fa, e mi dissero, sembra che casa tenessero ancora una copia di quei documenti che ci dicono che avete presentato. Questo è il modo di archiviare le denunce in città. Io vado dopo, ho dato questo documento, è tutto conservato, perché non butto niente, perché sono da la polizia, poi sembra che se mi lo tengo a casa. E dice, però insomma, mi faccio 2 calcoli. Si dice che mi 30 anni per pigliare dalla carta, non so guardateci la mia aspettativa di vita, non è superata appuntamente, si offesero un po' i carri, non era colpa loro, certo. Però questo per dirvi, ci sta quest'altro problema della roba interrata, che non sappiamo ancora, perché nessuno ce l'ha detto, in che modo può riuscire a portare poi danni alla salute di ciascuno di noi, in che tema, in che modo, visto che gli alimenti sono buoni, visto che l'acqua è già bovina perché vediamo che rimbottigliamo, ma forse questo è un problema. Che per l'acqua bottigliata non sappiamo, allora
però c'è anche quest'altro tipo di problema su cui non è cominciato nulla, perché solo a Casal di Principe abbiamo segnalato, abbiamo recintato, abbiamo sequestrato e confiscato qualcosa come circa 3 o 4, non mi ricordo bene, di questi siti, oltre a quelli che nessuno ancora ci ha fatto scoprire, però niente è ancora cominciato, è ancora tutto chiuso, non riusciamo neanche a sapere dall'ARPAC, dalla regione, che tipo di rifiuti sono, che tipo di inquinamento c'è e che cosa che può far male. Allora noi ci mettiamo con tutta la nostra volontà, certamente abbiamo bisogno di strumenti, di mezzi adeguati per poter intervenire, per quelle che ci riguarda cerchiamo di fare qualcosa, poi teniamo chi ci sorveglia, nel caso che sbagliamo, pure lui che sta lì, pure Stefano che sta qua, che ci sorvegliano, più consigliere con la mia che fa così e mi fa fare anche, che ci sorvegliano, che lo facciamo nel modo migliore possibile, però è evidente che non riusciamo a fare tutto ciò che vorremmo, perché avremo bisogno di ben altri strumenti, di ben altre cose. Io ti scuso, anche di qualche altro sindaco, possibilmente. A quanto sto? 3 minuti. Tranquillo, puoi aggiungere anche qualche altro minuto. Io ti ringrazio per l'intervento.